Ciao navigatori, uscito nel grande schermo nel 1999, The Blair Witch Project fu uno dei film horror più rivoluzionari degli ultimi 30 anni. Ricordo ancora la prima volta che lo vidi, lasciandomi un senso di angoscia e suspense per tutta la durata della pellicola. Per quanto un budget di produzione molto basso, l'idea geniale fu quella di registrare tutta la sequenza come se fosse fatto in presa diretta, una sorta di reality. Il film comunque non è una storia inventata, anzi è un vero documentario nel quale due ragazzi e una ragazza cercano di fare luce su degli eventi terribili accaduti realmente negli ultimi 300 anni presso le foreste del Maryland, negli USA, che vengono associate a una donna, a una vera strega. Come abbiamo detto, la leggenda si concentra nel Maryland, nella foresta delle Black Hills, un luogo in cui, secondo le tradizioni locali, le tribù dei nativi americani non osavano entrare. Il folklore locale riporta che intorno al 1630 il colonnello Nathaniel Blair guidò una spedizione per attraversare la foresta e trovare un luogo adatto per costruire un forte. Nonostante alcune persone del posto cercarono di sabotare la spedizione di Nathaniel, Blair e i suoi uomini riuscirono ugualmente a costruire il forte che prese il cognome del colonnello. Nel corso degli anni, nel 1634, l'insediamento crebbe fino a diventare la città di Blair. Diverse storie raccontano che 150 anni dopo, intorno al 1785, una residente di Blair di nome Hayley Kidward, un'immigrata irlandese, fu accusata di praticare della stregoneria e rapire diversi bambini. Quelli che riuscirono a salvarsi dalla grinfia della megera raccontarono che la strega li aveva trascinati con la forza fino alla sua casa che si trovava nel bosco, lasciandoli inermi e poi bevendo il loro sangue. La paura e la preoccupazione si scatenò sull'intera popolazione. Hayley Kidward fu condannata per stregoneria ed esiliata da Blair per sempre. Legata ad un carro, la donna fu abbandonata nei boschi durante il rigido inverno. Con il passare dei giorni, la gente di Blair si sentì rasserenata, pensando che il male avesse terminato di mietere le sue vittime, in quanto si sperava che la strega fosse morta per il freddo e che il suo cadavere fosse stato dilaniato da qualche orso che viveva sulle montagne. Qualche mese più tardi, tre bambini, accompagnati dai loro cani, tornarono nella foresta per vedere se la strega fosse effettivamente morta e, con loro sorpresa, incontrarono la donna ancora viva. I ragazzi ordinarono ai loro cani di sbranarla mentre la picchiavano con dei rami degli alberi. Dopodiché decisero di liberarla dal carro e appenderla a un albero, fino a vederla morta definitivamente. Da quel momento in poi, nelle foreste del Black Hills iniziarono a verificarsi numerosi e angosciosi strani avvenimenti. Nel novembre del 1786, metà dei bambini del villaggio, compresi i tre che uccisero Hayley, erano scomparsi. Nessuno di loro fu mai ritrovato. Quel bosco sembrava averli inghiottiti. Nuovamente preoccupati, la comunità iniziò a respirare una nuova energia negativa. Quelle ennesime sparizioni potevano essere connesse a un solo nome, quello di Hayley Kidward. Alcuni dei residenti lasciarono Blair e giurarono di non pronunciare mai più il nome di quella donna. Nel 1809 venne pubblicato un libro intitolato The Blair Witch Cult, un saggio contenente una narrativa di pessima qualità. Racconta la storia di un villaggio maledetto da una strega. Il villaggio in questione è proprio quello di Blair e la strega è Hayley Kidward. Tuttavia, in questa storia la strega viene cacciata e poi bruciata per i suoi crimini. Passarono circa 40 anni prima che qualcuno tornasse a risiedere a Blair. Nel 1820 un uomo di nome Henry Barkit acquistò il villaggio abbandonato dal governo.
a poco ricostruì gli edifici che erano in rovina e nel 1924 ribattezzò il luogo con il suo nome, chiamandola Burkesville, una città che esiste tutt'oggi ed è visitata da molti turisti grazie alla leggenda della strega. Nell'agosto 1825, 11 residenti affermarono di aver visto una mano gelida di una donna emergere da Tappy East, un fiume che attraversa Burkesville. La mano riuscì a trascinare sott'acqua Helen Treacle, una bimba di 10 anni. La ricerca della bimba durò per settimane, ma il suo corpo non fu mai ritrovato. Poco dopo si scoprì che il fiume era bloccato a causa di un numero incredibile di diramazioni che compromettevano la pulizia dell'acqua. Qualcuno asserì che forse la causa della morte di Treacle fu dovuta a un incidente. Dopo molti anni, nel marzo 1886, Robin Weaver, di 8 anni, scomparve nella foresta. Per diversi giorni squadre di soccorso e cittadini lo cercarono invano. Una bambina disse di aver incontrato una vecchia signora nella foresta che non camminava ma galleggiava. Quella strana signora la prese per mano e la condusse in una casa dove fu lasciata nel seminterrato, con la promessa che la vecchia poi sarebbe ritornata. La bambina aspettò per un bel po' di tempo, poi spaventata riuscì a fuggire. La maledizione sembrava essere tornata più forte di prima. Alcune persone che non facevano parte delle squadre di soccorso, avventurandosi da sole, non fecero più ritorno. Alcune settimane dopo, ecco alcune agghiaccianti scoperte. 5 soccorritori trovarono dei corpi in un luogo noto come Coffin Rock. I cadaveri erano legati insieme mani e piedi e alcuni di loro furono pure sventrati. Al rientro nel villaggio, i testimoni raccontarono allo sceriffo del posto di quell'orribile scena. Ancor più strano fu però che quando le autorità si diressero nel posto, i corpi erano spariti. Infine, tra il novembre 1940 e il marzo 1941, ci fu un altro incidente, con 8 bambini che scomparvono dalla città. E le vite irrequiete ed estremamente spiacevoli della gente di Burkesville furono ulteriormente turbate. L'eremita Rustin Parr entrò nel mercato e gridò: «Finalmente ho finito!». Dopo l'interrogatorio, al quale non ebbe risposta, Parr condusse i poliziotti nella sua cabina dell'orrore. Dopo 4 ore di cammino per raggiungere la piccola capanna, la polizia scoprì i corpi di 7 bambini sepolti in 7 piccole fosse che si trovavano dietro la casa. I corpi mostravano segni di violenza, alcuni sono stati addirittura sventrati e tutti sembravano essere stati vittime di un rituale esoterico, contrassegnati con strani simboli sulle mani, sul viso, sul petto e sulle caviglie. Kylie Brody fu l'unico sopravvissuto al massacro. Venne ritrovato in piedi in un angolo del seminterrato. Parr raccontò alle autorità di aver sentito la voce di una donna anziana nella sua testa che gli ordinava di uccidere i bambini e gli indicò di come portare a termine i rituali satanici. Il processo contro Rusty Parr durò poco, venne poi condannato a morte. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un commento e soprattutto iscriviti al canale. Ciao!